Sia per i principi portati avanti con convinzione, sia per la strada intrapresa con atti formali, Napoli si sta dimostrando all'avanguardia in Italia ed in Europa sul tema dei beni comuni, che come prevede ora lo stesso statuto del comune, sono sottratti alla logica dell'uso esclusivo e vanno gestiti in maniera condivisa e partecipata, come sintesi delle proposte e delle esigenze della collettività, a partire dalla gestione dell'acqua, affidata ora ad un'azienda speciale totalmente pubblica. Il nostro statuto e il nostro percorso è addirittura più avanti di quello che ci avevano proposto i comitati e le associazioni, cioè addirittura nella scelta dei membri indicati dai comitati, dalle associazioni e dai movimenti, noi poi proseguiremo col massimo della trasparenza che è quello del sorteggio. Quindi siamo all'avanguardia in tutta Italia perché abbiamo un CDA, abbiamo il comitato di sorveglianza, il comitato di controllo, cioè all'interno della governance dell'ABC noi abbiamo componenti dell'amministrazione, componenti dei lavoratori e componenti delle associazioni. Io credo una forma di democrazia diretta e partecipativa come questa, sfido chiunque a trovarle in un luogo in cui abbiamo realizzato l'acqua pubblica bene comune. Ed oggi sono stati presentati i primi 7 membri dell'Osservatorio Cittadino per i Beni Comuni, con funzioni di studio, analisi, proposta e controllo sulla tutela e gestione dei beni comuni, cui seguiranno gli altri 4 scelti con procedure online direttamente dai cittadini. Ed il primo argomento allo studio sarà quello dei suoli e degli immobili comunali e privati in stato di abbandono per verificare il loro possibile riutilizzo per scopi sociali. E bisogna saper scrivere la Costituzione repubblicana a partire dalle città, come ha detto Paolo Maddalena poco fa, le città dove c'è una sovranità del popolo, dove c'è la possibilità di applicare concretamente la Costituzione repubblicana. Quindi è una grande sfida per un diritto costituzionalmente orientato, quindi per una legalità che viva effettivamente nella carne dei cittadini e non una legalità meramente burocratica e formalistica che certe volte è profondamente ingiusta di fronte alle esigenze dei cittadini. Poi vogliamo parlare di economia, economia reale, insomma è un processo secondo me rivoluzionario che continua all'interno delle istituzioni. Io sono veramente grato ai professori di altissimo livello che hanno deciso appunto anche qui con una collaborazione istituzionale gratuita a dare una grossa mano alla città di Napoli che ancora una volta si mostra all'avanguardia sui temi dei diritti costituzionali.